הלחם ולא צם על המים, כי אם לשמוע... Il campus sulle culture della regione si inserisce nel progetto regionale Porto Franco, che ha lo scopo di valorizzare tutte quelle situazioni in cui si favorisce l'incontro tra culture e popoli diversi e favorire appunto momenti di incontro, momenti di conoscenza e momenti di accoglienza, in modo che la cittadinanza, il diritto alla cittadinanza non sia discriminato in base, oltre che al colore della pelle, alla razza e all'etnia, anche per la religione. Ecco, il gruppo dei partecipanti a campus è stato selezionato non in base a criteri che facessero riferimento a rappresentanze ufficiali delle varie regioni, ma così sono stati scelti singoli individui che avessero maturato una qualche esperienza o rivelassero un certo interesse per le problematiche dell'intercultura. Ecco, questo gruppo si è spostato, itinerato per i vari luoghi significativi delle varie regioni nel territorio della Toscana. E in altre parole, si tratta di fare in modo che la cultura contemporanea che si pone di fronte al problema dell'immigrazione, ecco, abbandoni quegli atteggiamenti di rifiuto xenofobo o di paura, ma riesca a cogliere questo momento di incontro con altre popolazioni come un momento di arricchimento sia culturale sia sociale. È inutile dire che c'è il diritto alla libertà religiosa se poi nelle scuole si insegna solo religione cattolica. È inutile dire che c'è il diritto alla libertà religiosa se poi così, a livello istituzionale si garantisce il ministro di culto per le carceri cattolico, il ministro di culto per gli ospedali cattolico, il ministro di culto per i cimiteri cattolico, ma le altre regioni non possono avere questa possibilità. Ecco, e quindi siamo partiti proprio da questo principio, la libertà religiosa, e su questo si può dire che uno dei momenti alti di incontro è stato quello con l'onorevole Maselli, Domenico Maselli, che è relatore di una proposta di legge proprio sulla libertà religiosa. Come si fa ad accogliere una persona se non sappiamo chi è? Se non sappiamo quale sia il carattere religioso delle persone che arrivano, e per esempio per gli islamici molte volte si tratta di religiosi profondamente tali, noi purtroppo non lo siamo più nello stesso modo, quindi non riusciamo a capire che uno voglia seguire la sua religione sul serio. Abbiamo sempre dei modi di scappare, no? Protestanti, cattolici, in questo siamo molto capaci. Cattolici hanno il modo qualche volta del confessionale, i protestanti hanno la debolezza della carne, e così si può fare tutto quello, la nostra visione pessimista della vita in qualche modo ci aiuta, no? Ecco, non è così con l'Islam, per esempio, non è così molte volte per gli orientali, e noi dovremmo riuscire a sapere chi accogliamo. Ecco, questa realtà che non c'è un rispetto vero della libertà religiosa è venuta fuori anche e soprattutto da alcuni incontri che abbiamo fatto in questo campus, soprattutto principalmente l'incontro con il mondo islamico. Soprattutto è stato significativo e anche intenso l'incontro alla Moschea di Firenze, in cui siamo entrati in questa moschea che non è altro che uno scantinato, un sotterraneo, in cui gran parte dei musulmani di Firenze si riuniscono ogni venerdì per i loro incontri religiosi. Ma un altro significativo incontro è stato con Ali Schuetz, che ci ha parlato appunto dell'Islam e modernità. Je ne veux pas dire par là que l'Islam est en soi une culture d'intolérance, une culture de non-démocratie. Même le christianisme a traversé des périodes, des phases de non-démocratie, d'intolérance. Mais je pense que la religion se pense dans un cadre.
Allora, quindi io quello che dico è che non è che pongo l'Islam e la cultura islamica su un piano di intolleranza o di chiusura, perché anche il cristianesimo ha attraversato dei periodi, diciamo, di questo tipo, ma in un quadro più globale dico che i principi dei diritti dell'uomo e della democrazia sono apparsi in terra occidentale, quindi secondo il mio punto di vista quello che è estremamente importante per la cultura islamica in questo momento è di accedere al piano laico di questi principi, quindi questo non significa escludere l'aspetto religioso, ma significa un tipo di organizzazione, di pensiero, di struttura, di apertura, di maggior laicità. E credo che lui abbia centrato il problema. Io spero, così come lui mi ha invitato a fare, da musulmano occidentale, a dare un contributo in questo senso. Effettivamente il problema dei diritti dell'uomo e della democrazia è un problema vero dei paesi musulmani. Ecco, io credo che sia molto importante per un musulmano sapere che i concetti di diritti umani, dei diritti umani e della democrazia, come hai detto anche tu, c'è nella tradizione islamica, in quella originale, in quella delle fonti, cioè nel Corano e nella Sunna si parla chiaramente di partecipazione. Il purtroppo è che i musulmani a un certo punto in questa verve anti-occidentale, anti-ebraica, antidemocratica, nel senso occidentale del termine, hanno pensato di introdurre un sistema che non aveva niente a che fare con le fonti, perché un sistema dittatoriale con l'Islam originale non ha niente a che fare. Allora, io credo che prima di tutto in quello che tu dici c'è qualcosa di vero e qualcosa di giusto, secondo me. È molto difficile dire a un musulmano credente, tu non devi vedere le cose attraverso la religione. È molto difficile, perché dentro di me c'è qualcosa che si oppone. Credo che sia lo stesso meccanismo che si oppone se tu lo dici a un frate domenicano, ti dirà un momento, io sono un religioso, io sono un cristiano, non posso non vedere l'Italia attraverso, attraverso la mia religione. È chiaro che tu dirai, attenzione, dipende come lo si fa, no? Bisogna avere un approccio di tipo laico. E su questo io sono d'accordo, ne parlavo prima proprio con il fratello musulmano, prima di iniziare questo convegno. Dicevo che secondo me bisogna avere un approccio laico, però tu sai benissimo che il concetto laico è un concetto che nel mondo arabo-musulmano è stato imposto da fuori, per cui ancora i musulmani sono in una fase di reazione a questo concetto di laicità. Per esempio, fratello, io ti invito a riflettere su una cosa. Pensa che l'occidentale dice a noi musulmani che noi dovremmo diventare laici, che noi dovremmo allontanarci dal fondamentalismo, ma renditi conto che in questo paese ci sono ancora dei condizionamenti religiosi, istituzionali, fortissimi, o che si dice che per esempio solo l'Islam è politico, come se il cattolicesimo non fosse politico, come se l'ebraismo non fosse politico, cioè ci dicono che noi siamo i politici e i fondamentalisti. Prova a pensare alla realtà del cristianesimo, che ha uno Stato, che ha un Vaticano, che ha un pontefice, che ha vescovi, che ha cardinali, che ha francobolli, che ha frontiere, che ha banche, che ha un'organizzazione statale. Uno Stato, il cattolicesimo, ha uno Stato. L'ebraismo in questo momento ha uno Stato nel quale la maggioranza degli ebrei si identifica. Però, fratello, ti dico anche un'altra cosa da occidentale. Non divinizzare la democrazia occidentale. Basta guardare il sistema giudiziario italiano, basta guardare, diciamo, i meccanismi. In Italia stessa si sta discutendo se è possibile che un uomo politico vada al potere che ha tre televisioni che condizionano l'Italia. Si può dire che il problema delle religioni rientra un po' nel problema più vasto delle minoranze. Ecco, esistono situazioni anche in altri ambiti religiosi in cui il diritto all'espressione di culto oppure il diritto ad essere diversi non è garantito e rispettato. Il mondo ebraico, che notoriamente è stato nella storia
oggetto di persecuzioni e di maltrattamenti vari, ecco, ancora non, pur essendo una presenza molto, molto antica nel nostro territorio, ancora non riesce a sentirsi garantito in questo diritto. E c'è sempre il pericolo, il rischio di rigurgiti di intolleranza, è successo, succede di frequente questo nei confronti degli ebrei, che sono oggetto di, oltre che di discriminazione, anche di persecuzione molto spesso. Questo problema è emerso anche nell'incontro che abbiamo fatto con il rabbino di Livorno, quando ci siamo recati alla sinagoga per questo incontro. Ecco, l'incontro con il mondo ebraico è stato sempre problematico da noi, e ci sono stati sempre atteggiamenti di demonizzazione. Questo nasce dalla cultura cattolica, che ritiene tuttora gli ebrei responsabili dell'uccisione di Gesù Cristo e quindi li considera dei cidi. Pensiamo ai ghetti e alle varie esperienze di persecuzione che hanno subito gli ebrei. Questi secoli aurei della Spagna, questi ebrei di Spagna hanno la fortuna di trovarsi durante il periodo della dominazione musulmana. Ora noi diciamo, poi ci sono state le guerre arabi, ma prima invece, vero, tra veramente vero, gli ebrei e gli arabi e i musulmani, i maomettani, in Spagna, e non soltanto in Spagna, c'erano dei rapporti straordinari di grande rispetto. Mai avuto una persecuzione come purtroppo si è avuto, per esempio, a partire da epoche come i crociati, il tempo delle crociate, il tempo dei ghetti. E nella stessa Spagna poi si erano formati dei regni, come voi sapete, che rappresentavano le tre grandi religioni monoteistiche. Quindi a nord c'era la parte cristiana, verso il sud e al centro c'era la parte musulmana, e in mezzo c'erano gli ebrei. Quindi questi ebrei erano in ottimi rapporti sia con i cristiani sia con gli arabi, e la riprova del fatto che quando ci sono delle condizioni felici, ma cosa significa condizioni felici? Vuol dire che c'era un rispetto, c'era la stima reciproca, si concedeva agli altri di poter sviluppare le loro attività, la loro creatività. Questo vuol dire rispetto, non c'era la reclusione, la preclusione, il pregiudizio. Allora, quando ci sono queste condizioni felici, si creano naturalmente un rapporto, una collaborazione che non può non dare dei frutti meravigliosi, come appunto sono stati i frutti meravigliosi che la Spagna, dominata dai musulmani, dette in questi tre secoli. Quali frutti? Ma di ogni genere, nel campo dell'astronomia, nel campo della medicina, nel campo della filosofia, nel campo dell'arte. Percorrere il territorio della Toscana era inevitabile incontrarsi anche con situazioni cattoliche, perché la religione cattolica è quella che, se anche è predominante ed è nota nella nostra consapevolezza, è anche quella che a volte è più articolata nelle sue forme. Cioè, nel mondo cattolico ci sono molte anime, ci sono anche atteggiamenti di intolleranza e di rifiuto. Noi abbiamo cercato di incontrarci con quelle situazioni, con quelle esperienze che avessero già maturato negli anni passati un atteggiamento di dialogo e di rispetto delle culture altre, delle religioni altre, e per questo siamo andati Camaldoli a incontrare i monaci di quella
dell'abbazia, siamo andati all'eremo delle Stinche, dove ha vissuto padre Giovanni Vannucci, un monaco che nell'esperienza monastica e quasi eremitica ha maturato un atteggiamento di dialogo, di compenetrazione del mondo orientale. Siamo andati a conoscere, a incontrare l'esperienza di Balducci alla Badia Fiesolana, proprio quel suo atteggiamento di dialogo, di incontro con le diverse con i diversi mondi e le diverse culture, e l'esperienza, abbiamo esaminato anche l'esperienza di Don Milani, proprio per quella sua proposta di una scuola senza frontiere. Ecco, nelle problematiche che si incontrano affrontando le religioni c'è anche il problema della donna. In che senso? Nel senso che quasi tutte le religioni hanno un atteggiamento discriminatorio nei confronti della donna. L'incontro che noi abbiamo fatto aveva per titolo provocatorio la parola è Dio, il silenzio è donna. Ecco, in questo incontro sono emerse appunto alcune problematiche sui diritti della donna, sulle pari opportunità della donna nel mondo religioso. Se non c'è anche questo riconoscimento di una divina debolezza, c'è sempre il rischio di relegare nella marginalità quello che viene visto come un handicap, e dunque ancora una volta abbassarlo nelle relazioni umane. E allora un simbolico maschile ha giustificato per millenni invece una visione androcentrica del mondo, in cui la superiorità maschile si è contrapposta all'inferiorità femminile, accompagnando le strutture stesse del pensiero del reale. E quando Dio, quando il pensiero, quando la parola vengono considerati nell'immagine di un sesso anziché dei due sessi, e per giunta secondo l'immagine della classe dominante di quel sesso, solo una piccola parte dell'umanità possiederà l'assoluto in senso primario. Però proprio alla fine di questo campus, permettetemi di dire che questa norma divina, se si fa avanti così come si è fatta avanti nella storia, e in nome della norma divina si stanno consumando le violazioni dei diritti delle donne, qui siamo presenti varie religioni. E credo che la violazione del diritto delle donne, non solo alla parola, ma spesso alla vita, tu hai parlato, l'impotenza, l'insapienza, il non poter parlare, quindi le donne, questa parola è stata tolta, non è che è stata la scelta voluta della sapienza, del silenzio, è una parola che spesso si presenta sotto l'aspetto di una bambina infibulata. Io questa non la posso dimenticare. E non posso dimenticare che è in nome di Dio, un Dio non forse del Corano, ma un Dio anche c'era ancora prima, però c'ha le urla di una bambina infibulata, o delle altre, o della donna lapidata. Per cui, ecco, io parto da questo aspetto, che è l'aspetto proprio che alla fine di questo campus mi preme. Noi ieri abbiamo ragionato su un laboratorio di osservazione dei diritti, sui diritti e religioni, ponendo appunto, diciamo, la nostra osservazione su alcuni aspetti. Le donne, quindi una cultura della differenza delle donne, l'infanzia, l'adolescenza, la vecchiaia, e vedendo un po' nel maschio produttivo, diciamo, in età adulta, quello che in un certo senso è più protetto. Diciamo in un certo senso, perché poi all'interno di una cultura della differenza, diciamo che in fondo anche i maschi produttivi adulti sono vittime di un loro ruolo, insomma. Non ne piangiamo troppo, però comunque lo questo maschio alla fine, all'inizio del, diciamo, del 2000 lo vediamo anche ancora abbastanza imprigionato in un suo ruolo di potere, che comunque deve tentare faticosamente di mantenere, se no perde la faccia. Ecco, è chiaro che questa esperienza del campus sulle religioni, sulle culture della religione, non aveva la pretesa di
dire l'ultima parola, di concludere qualcosa. Credo che si debba considerare come un punto di partenza, di un modo diverso di affrontare il problema. Tant'è vero che così è stata fatta la raccolta di tutta la documentazione video e audio come archivio che dovrà essere utilizzato per riprendere il discorso, per allargare il discorso, per diffondere queste problematiche e nello stesso tempo ricercare soluzioni adeguate. Na 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 ya.